Ciao a tutti, Ciao. eccoci qui, ben ritrovati a tutti per questa nuova puntata di In Cucina con lo Chef. Con me in studio Nicola Vizzarri. Perché scusa, non mi dicevi di qua c'è Antonella Carrieri, ma comunque io sono Antonella Carrieri con me. Oggi prepariamo degli spaghetti al nero di seppia con frutti di mare e melanzane fritte. Buoni. Ricetta. Gli ingredienti sono spaghetti al nero di seppia, olio extravergine di oliva, aglio, peperone, che fanno la nostra base, sì. Frutti di mare abbiamo scampetti, fasolari, cozze, calamari, è un mollusco, non frutto di mare, però quello che diciamo il nostro pescatore ci ha portato. Andiamo a vedere il procedimento. Partiamo con l'aglio. Quando hanno questi un po'... Non lo schiacci stavolta, che sei intanto con il coltello a ho dovuto togliere prima l'anima, che è quella parte un po' che rimane indigesta. Sì. Ecco, adesso lo schiaccio. Prendiamo con il trito. Mettiamo aglio. Olio. Olio. Aggiungiamo del peperone tagliato a cubetti. Nel pesce giusto va bene, per le cozze. Giusto per dargli quella. Io pure quando faccio pasta con le cozze ci metto sempre un po' profumo, di peperone. Un pezzettino. A me piace molto come aroma. Ecco qua. Un altro po' d'olio. Buttiamo un po' di pasta in più, sa. Dietro le quinte non si vede, ma c'è tanta gente che... Perché a me mi domandano, dici, ma le assaggi le ricette che fate? Certo. Io devo assaggiare, io sto come prova hai qua. Voglia. Devo dire come sono e come c'è non sono, però pensa, non solo a per vedere, sapere quando facciamo. Per certo, se può venire a assaggiare, fare. Incidiamo un attimo di scambi sul dorso poi per facilitare quando andiamo a mangiare. Mettiamo le fasolari, cozze, lì il profumo. Già si sente un bel profumo. Oggi dobbiamo dire veramente ecco che stiamo facendo una bella ricetta. Aggiungiamo anche la testa di calamaro e qualche anellino. Ecco qua. Un pizzico di sale. E un goccio di acqua. Io non bagno con il vino perché non è piace, vero, che sì, una volta che evapora mi lascia quel sapore un po' acido. Sì. Copriamo, aspettiamo che si apre per poi sgusciarle. Sì. Nel frattempo dobbiamo cucinare, cuciniamo la nostra pasta. Premiamo così. Ecco, ci ho provato ma non sono riuscita. Guarda a che casa. Bello. Che Madonna mia neri, io lo so, non l'ho visti mai. Ecco qua. Andiamo a bene a calare i nostri spaghetti, mettiamo un po' di sale grosso, ricordiamo 10 g di sale, 100 g di pasta e un litro di acqua. Sì, comandi. Ecco qua. Aspettiamo che si ammorbidiscono per poi girarli. Nel frattempo facciamo la melanzana. La melanzana, peliamo la melanzana. Senza buccia? Senza buccia, sì. Tagliamo fettine di mezzo centimetro a fetta e poi lo tagliamo a bastoncini così. Lo infariniamo e lo friggiamo in olio di semi. Già è farà pronto. Da legante con l'acqua dei frutti di mare che rilasceranno nella pentola. Io giro gli spaghetti. Brava. Mettiamo un po' di farina. Pronto l'olio? Sì. Vediamo, facciamo la prova, no? Ah, bene. Mettiamo a friggere le nostre melanzane. Nel frattempo aspettiamo che i nostri frutti di mare si stanno aprendo così, li sgusciamo per poi calarci
pasta. Gli spaghetti. Ecco qui, Antonella, i nostri frutti di mare si sono aperti, li abbiamo sgusciati, sì. Abbiamo tolto gli scampi, se no in mantecazione sì, ci resta un po' difficile. Stai ultimando la melanzana. La melanzana e fritte. Io intanto, se mi permetti, scolo la pasta. Spaghetti neri, guarda, è una bella. Cosa... Poi vanno a contrasto con i colori belli, guarda. Ah, che bello. Ecco qua. Con la pentola caldissima non si è fatto niente il piano tetto. Che belli i colori. Visto che bello? Melanzane sì. Posso cacciare. Melanzane secondo me poi sì. Poi un attimo piano piano, a volta. Lasciamo finire qualche minuto la cottura in questo sughetto, no? Acqua che rilascia i frutti di mare. E andiamo a mettere quelli che bruciano. Sì, delle melanzane fritte che aiutano, essendo state infarinate, a legarsi. Ah, è bello. Manca un po' di trito di prezzemolo fresco. Ah, che bello. Madonna, che bei colori. Qua bisogno di un mestolo. Ecco qua. Stai vedendo gli spaghetti neri, proprio una cosa... Ma guarda, oh, il piatto è bianco, sai, si vede proprio i colori sì, che sì. Dà. Mettiamo i nostri frutti di mare, calamari, cozze, melanzane, scampetti. Aggiungiamo tutto quello che possiamo mettere. Visto com'è la melanzana? Ha ritirato sì, tutto il suo sugo, sì, sì, è ha vero. Concentrato tutti i sapori, no? Bello questo piatto, veramente. Veramente bello, da vedere e bello. Con degli scampi. Mi dispiace, ma io devo assaggiare. Vero che l'assaggio? Perché no? Un filo d'olio che extravergine oliva non può mai mancare. La ricetta è pronta, i colori un poema di colore, una poesia veramente indescrivibili. Non resta che provarla a casa. Vi auguriamo un buon appetito e alla prossima ricetta. Alla prossima. Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Pasta alla Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice, il fiore del latte, Cupido Hot Plate.